Il compito era quello di costruire una scultura, cioè un oggetto tridimensionale che rappresenti la nostra personalità. Io ho deciso di fare una bambola, anche se non rappresenta tutta la mia personalità, ma soltanto una parte, cioè l'insicurezza. Questo è il mio progetto iniziale. All'inizio volevo fare una bambola a quattro facce, ognuna rappresentante un'emozione diversa. Il corpo non avevo ancora ben capito come farlo e per il vestito volevo usare una mia vecchia maglietta. Questi sono quasi tutti i materiali che ho usato, perché alcuni li ho aggiunti durante il lavoro. Per fare la testa ho usato questo pacco di gomma da masticare, gli ho levato la carta di sopra e il tappo. Poi ci ho messo sopra il DAS che ho in seguito coperto di colla. Per fare la seconda parte della faccia, prima ho piegato e poi ho risteso la carta stagnola per dare un'idea di confusione, che però ho rotto. Vabbè, dopo l'ho dipinta, ho mischiato alcuni colori e mi è uscito questo. In seguito ho messo tutto ad asciugare fuori, per fortuna non ho giocato di sole. Poi ho tagliato un palloncino per fare un cappello a forma di una sorta di cupola. Ho colorato il dust di blu per darvi un senso di paura. E ho colorato il pacco di rosso per dare un senso di rabbia. Ho preso il vestito, una bottiglia e ci ho messo dentro una matita. E le ho unite, e sopra ci ho messo anche una pallina di DAS per poi prendere il taglierino e fare un buco dentro la testa e in seguito attaccarci la testa. Ho preso altro DAS, l'ho modellato e riempito di colla e le ho unito al corpo. E questa è la parte finale. Il berretto è pensato e messo così per dare un senso di cupola. Le emozioni sono messe in faccia perché provengono dal cervello e la faccia è così per ricordarsi che nessuno è perfetto. Le braccia sono fatte di color terracotta per ricordare che noi comunque proveniamo dalla terra. La spaccatura serve a far vedere l'interno. Questo è composto da una bottiglia d'acqua, il 75% del nostro corpo vuota, per richiamare il corpo rifatto, simbolo di bellezza nella nostra società.